Di nuovo con voi, ben ritrovati amici appassionati di sport di Antenna 2, naturalmente anche per quanto riguarda il sito. Eccoci qui in apertura di questa manifestazione che è giunta al quarto anno, si tratta della gara di Schirol Sovere Bossico. A farmi compagnia in questa giornata c'è Laura Pedersolin, cognome molto famoso qui a Sovere, e il nostro grande Giulio Capitanio che vuole aprire con me innanzitutto con una battuta quella che è questa manifestazione. Le scarpette ci sono, i pantaloni no. Giulio, cosa succede? Io volevo vederti sui pattini. Sto organizzandomi, adesso lasciatemi tempo ancora, quest'anno è andata così, mi sto preparando un po' per l'anno prossimo, ci sono e vi prometto che ci sarò a fare la gara. Insomma, invece tu ho saputo che stai studiando un meccanismo particolare perché l'anno prossimo farai parte del gruppo. Esatto, io che sono una neofita, non ho mai messo gli Schirol nei piedi, confido in Giulio per imparare ad andare con gli Schirol, però io di tanta fatica non ho voglia di farne, quindi io pensavo di prendere degli Schirol elettrici se esistono, o se no li inventiamo, vero Giulio? Così non facciamo fatica e vinciamo la gara l'anno prossimo. Troppo comoda così. Sì, è anche qualcosa di comodo, mettiamoci dentro, in così tanta fatica facciamo anche qualcosa di comodo che va bene, dai. Per uno come Giulio Capitanio che queste gare le faceva in un boccone, possiamo davvero dire così, naturalmente il tempo passa, non dico impietoso perché a te davvero ti è apportato sempre fortuna, il tuo fisico. Grazie mille, no, sono contento di essere qua perché ho notato che è una bella manifestazione, organizzata molto bene e sta andando avanti, fa bene allo sci di fondo, fa bene allo Schirol, fa bene a tutto, all'ambiente sportivo, è una cosa meravigliosa, grazie. Grazie Giulio, mentre noi, grazie ancora, ci vedremo naturalmente su Al Traguardo. Io vorrei che Laura invece ci documentasse su quelli che sono i favoriti, soprattutto per quanto riguarda la gara dei giovani. Per la gara dei giovani, tra le donne, tra i favoriti abbiamo Mai Valentina, Giudici Laure, Carrara Elisa, mentre tra i ragazzi su tutti sembra prevalere Fornoni Nicola. Ora io mi trasferirò all'arrivo della gara, dove seguirò per voi la gara dei giovani. Benissimo, grazie Laura, buon lavoro. Nicola Fornoni, un ragazzo di casa nostra, e dunque ci aspettiamo davvero che naturalmente l'atleta che dovrebbe essere di Ardesio, uso il condizionale ma sono sicuro che è così, riserverà davvero delle preziose sorprese. A questo punto 2 minuti di immagini qui dalla partenza e poi ci trasferiremo appunto con le immagini sulla partenza per seguire prima la gara dei giovani e poi la partenza e le immagini registrate per noi da Paolo Frigerio sul quad relativamente alla gara dei senior. Ed eccoci qua dunque amici appassionati di Schirol, di fondo in particolare, a raccontarvi quello che succederà in questa gara cosiddetta corta riservata alle categorie giovanili. In gara ci sono gli aspiranti e gli allievi e per quanto riguarda naturalmente la categoria maschile per quanto riguarda quella femminile. In pratica viene accorciata di circa 2,5 km, insomma sui 5 km soltanto la salita, perché viene estrapolato da tutto questo quello che è in pratica quella che è la strada che da Sovere porta attraverso le strade interne prima e poi un pezzettino sulla strada provinciale porta al bivio per Bossico. In pratica, come vi dicevo, appunto, la partenza viene, la gara viene accorciata di circa 2,5 km, dunque un po' meno fatica per questi giovani. E attenzione, eccoli qua, ci sono i giovani delle Belle Speranze, tanti atleti anche di casa nostra, del sci club di Schilpario, del
soprattutto anche dell'Ubibanca, del 13 di Crusone, del Gromo, insomma, questi sono gli atleti che sono fra i più attesi. Andremo a vedere come succede, cosa succederà, e andremo a vedere chi saranno i più accreditati. Avete sentito Laura, ha detto che uno fra gli più accreditati è Nicola Fornoni, ma io oserei, anche perché ci sono atleti che noi non conosciamo, perlomeno io non conosco, oserei mettere, diciamo così, qualche punto interrogativo sulla presenza di Paolo Ventura, di Tommaso Della Giacoma, del Comitato Trentino, di Simone Daprà, insomma atleti che sono già, di lo stesso Gabriele Schiena del Valmalenco, atleti che sicuramente potranno dire la loro. Intanto inizia la gara e naturalmente inizia la bagarre. Qui le immagini sono con la seconda telecamera, avete visto soltanto per un attimo la partenza, perché la telecamera Emi Moretti dovrebbe portarsi al traguardo, poi si ferma dove ci sono i tornanti a vedere qualche passaggio. Saranno brevi queste immagini, mentre saranno più intense, anzi per la verità ci saranno proprio tutte su al traguardo, quando mostreremo appunto quello che questi atleti, eccoli qua, e attenzione, siamo già all'arrivo con la vittoria nella categoria aspiranti, e qui ha messo in riga anche tanti altri giovanotti di Tommaso Della Giacoma, ma io direi proprio per vostra comodità, ma soprattutto per naturalmente, e credo di poterlo fare, insomma, distinguere un po' l'arrivo per le varie categorie. Per i primi dieci adesso vi do l'arrivo, i primi dieci sono anche, anzi fino ai primi 13 sono tutti aspiranti, e poi dal 14esimo c'è l'allievo che è Angelo Buttironi dell'Ubibanca, e poi ancora aspiranti, allievi e così via. Andiamo per ordine, allora vince Tommaso Della Giacoma con il tempo di 22:31, al secondo posto il nostro, tra virgolette, bergamasco Seriano Doc dello Sci Club di Gromo, Davide Bonaccorsi, al terzo Paolo Ventura del Comitato Trentino, quarto Nicola Fornoni, era il più accreditato, uno dei più accreditati, deve accontentarsi del quarto posto con 41 secondi di ritardo nei confronti di Della Giacoma. Lui difende i colori del 13 di Crusone. Al quinto posto Simone Daprà, ancora del Comitato Trentino, che dunque piazza al primo, al terzo, al quinto posto, dunque tre atleti nei primi cinque al traguardo. Sesto quel Gabriele Schiena di cui vi dicevo, della Valmalenco. Settimo posto per il Sci Club di Lissone con Luca Corti. Ottavo lo Sci Club di Schilpario, Luca Agoni. Nono posto Nicola Castelli del 13 di Crusone, al decimo Carlo Bonaldi dell'Ubibanca. Seguono poi tutti gli altri, ma io dicevo, mentre vi lascio gustare queste immagini, di darvi la classifica per categorie, anche perché prima, perdonatemi, devo darvi la classifica per quanto riguarda la categoria femminile, classifica generale. Erano circa una trentina le ragazze in gara fra la categoria aspiranti e la categoria allievi. Allora, ha vinto proprio la rappresentante sciclatrice di Crusone, Martina Bellini. Martina Bellini non la scopriamo certo adesso, una atleta, uno dei punti di forza del settore giovanile del sciclatrice di Crusone, ne sentiremo parlare ancora. E qui dobbiamo dire che ha messo in riga tante atlete anche di Sci Club che arrivano da tante altre zone, che insomma sono saranno sicuramente protagonisti del futuro. Secondo posto per Laura Restagno. Allora, innanzitutto diciamo che Martina Bellini ha chiuso la sua prova con il tempo di 28:23, un tempo che l'avrebbe collocata intorno al 35esimo posto dei giovani che hanno preso parte, anche dei maschietti, insomma. 28:23 per Martina, 28:36 per Laura Restagno del Valle Pesio. Al terzo posto Michela Gabrieli del Fondo Sci Fondo Val di Sole, 28:39. Quarto posto per lo Sci Club Prima Luna, e a difendere i colori c'era Chiara Busi, il tempo di 28:48. Quinto posto per Monica Tomasini del Comitato Trentino. Ho saltato Laura Gusmini dello Sci Club di Gromo, che si è piazzata quinta.
con il tempo di 28:56, sesta Monica Tomasini del Comitato Trentino, dunque due atlete della nostra zona, Martina Bellini prima, Laura Gusmini quinta nei primi cinque della categoria femminile della gara corta, come vi dicevo, di questa Sovere Bossico. E al sesto posto Monica Tomasini, settima Laura Colombo del Prima Luna, ottava Elisa Carrara del 13 di Crusone che ha battuto Lisa Giudici, altra portacolori del sodalizio Baradello. Al decimo posto Nicole Bricalli del Valmalenco, seguono poi tutte le altre ragazze. Ma visto che abbiamo il tempo, io direi di darvi la categoria, l'arrivo per ogni categoria nella categoria allieve, e gli anni di nascita per gli allievi sono quelli dei più giovani, dal 98, 99, 2000. Ha vinto, e non poteva essere diversamente, visto che è risultata la prima assoluta in ambito femminile, Martina Bellini. Al secondo posto Michela Gabrielli, al terzo Laura Colombo. Nella categoria aspiranti femminili, al primo posto Laura Restagno, al secondo Chiara Busi, al terzo Laura Gusmini. E poi invece andiamo nella categoria maschile degli allievi, che ha registrato la vittoria di Angelo Buttironi dello Sci Club UbiBanca, secondo posto Ivan Milesi del Roncobello, terzo Marco Tassone. Per quanto riguarda invece gli aspiranti, il primo posto è andato al vincitore assoluto del settore giovanile Tommaso Della Giacoma, secondo posto per Davide Bonaccorsi e al terzo Paolo Ventura. Vi ricordo che gli aspiranti sono 17enni, 17-18enni. Ecco, questa è la classifica dettagliata per quanto riguarda la gara corta, come è stata chiamata, la gara che è partita proprio dal bivio, sulla strada provinciale che dal bivio sale, diciamo, la strada provinciale va verso Clusone, e invece lì il bivio è per Bossico, appunto, dove sono partiti. Adesso ancora qualche momento di immagine qui al traguardo di questi nostri piccoli grandi campioncini, e poi l'emozione della gara per quanto riguarda i Senior Master.
Ed eccoli qua tutti schierati, anzi subito la partenza, però attenzione, non è la partenza vera e propria perché avverrà dopo aver superato il ponticello nel centro di Sovere che scavalca il torrente Borlezza, proprio perché c'è quella famosa discesa che è abbastanza pericolosa. Diciamo che questa è una partenza, di trasferimento proprio in quella zona. E dicevo, eccoli qua i senior master, anche junior per la verità, maschile e femminile, che prendono parte a questa gara a 7,5 km circa, qualche centinaio di metro in più, un centinaio di metri in più, un centinaio in meno, comunque 7,5 km per quanto riguarda appunto questa Sovere Bossico giunta alla quarta edizione. Sono circa in 150 i maschietti fra maschi e femmine alla partenza, se è vero come è vero che i giovani erano circa un'ottantina, 150 più 80, un totale di 230 partenti, che non è assolutamente male. Ma al di là dei numeri, al di là della curiosità che sicuramente... Eccolo, intanto questa è la partenza vera e propria, vi ricordo che queste sono le immagini di Paolo Frigerio, partenza vera e propria dove c'è il comune di Sovere, e da qui in poi ci sono 7,5 km tutti di salita. Ve li commenteremo fra poco. Volevo ricordarvi che ci sono i migliori interpreti dello sci di fondo azzurro, vi ricordo, e naturalmente questo lo dico per chi ha seguito le varie interviste che abbiamo realizzato e che vi abbiamo proposto, noi le abbiamo realizzate la sera prima della gara sul ristorante Sette Colli di Bossico, ve le abbiamo proposte settimana scorsa per chi ci segue su Antenna 2, naturalmente per chi segue il sito sono nel file a fianco a questo, troverete appunto queste interviste. E qui ci sono i grandi nomi, a partire da quel Giorgio Di Centa che veste il numero 1, da Fabio Pasini, atleta di casa nostra, da Federico Pellegrino, da un giovane emergente, un under 23 che sta davvero facendo bene, ma poi abbiamo Sergio Bonaldi, l'atleta della Valserina che è intenzionato a far bene, abbiamo Giovanni Gullo, abbiamo Roland Clara, Fabio Pasini, ma ci sono davvero i migliori, Davide Hoffer, i migliori, Florian Kosner, Richard Tiraboschi, insomma. Ce ne sono veramente tanti e li sentiremo, naturalmente ve li citeremo fra poco. Attenzione, perché c'è subito questa iniziativa da parte di Michael Rastelli, lui è un della categoria senior, anche lui è abbastanza giovane, Michael Rastelli, che subito dopo il via, praticamente dopo essere saliti in pratica e aver già cominciato a prendere la strada diciamo rigorosamente in salita più che mai, ha già preso l'iniziativa, però dietro non vogliono lasciarlo andare e mi pare che ci sia Francesco De Fabiani, sono tutti e due dell'esercito, poi eccoli qua un piccolo tre adesso dell'esercito, c'è anche Sergio Bonaldi, mi pare di averlo visto, Sergio Bonaldi ha la fascia sulla testa, la fascia parasudore, chiamiamolo così. Allora, questo è sicuramente Michael Rastelli e Sergio Bonaldi e poi Francesco De Fabiani, tre atleti dell'esercito, vi ricordo sono loro dell'esercito, come dell'esercito è anche Fabio Pasini, poi c'è un atleta delle Fiamme Oro e mi pare dalla stazza fisica potrebbe essere Federico Pellegrino, e subito dietro per i carabinieri con la maglia, non la divisa, eccolo lì in quinta posizione adesso, sì, è Di Centa, Giorgio Di Centa, insomma i migliori subito lì fra i primi, mentre si è creato un piccolo buco fra i primi 10 e coloro che inseguono, niente di grave, una decina di metri si può recuperare e dunque andremo a vedere se ci sarà la capacità, la forza per recuperare questo divario. Adesso siamo proprio sulla strada che da Sovere porta a Bossico e naturalmente vedete che qualcuno già accusa un pochettino di fatica, non potrebbe essere diversamente qui se non si ha la forza nelle braccia e nelle gambe, vedete che la tecnica è quella classica, insomma qui andiamo a vedere.
Andiamo a vedere con il pettorale numero 4 Davide Hofer dei Carabinieri, leggermente in ritardo, intorno alla decima posizione in questo preciso istante. Dietro a lui, dietro a Davide Hofer, mi pare che ci sia Richard Tiraboschi ancora dell'esercito, ma c'è anche ancora per le fiamme gialle anche Paolo Fanton. Vi ricordo c'è in gara anche Roland Clara, Giovanni Gullo, insomma tutti atleti chiamiamoli di un grande futuro, anche perché sono ancora abbastanza giovani e dunque hanno parecchio da fare, da dire ancora per quanto riguarda questo sport. Qui si deve spingere assolutamente, vedete che comunque si è già creato un buco, si ferma il quad dove c'è Paolo Frigerio per le immagini, le possiamo gustare davvero bene in queste riprese che ripeto ci raccontano anche di grande fatica, non potrebbe essere diversamente. Continuano a spingere, continuano a credere soprattutto nelle capacità, nella spinta, lì naturalmente i dorsali, i pettorali devono fare in pieno il loro lavoro, ma qui tutto passa attraverso una grande preparazione. Intanto siamo ritornati sulla testa della corsa, ancora i tre dell'esercito, in particolare Michael Rastelli, dicevo Sergio Bonaldi e Francesco De Fabiani. Ecco, obiettivo puntato su questo Francesco De Fabiani che è dipinto in splendida forma. Io vi ricordo, intanto è ancora Michael Rastelli che conduce il gruppo e che fa appunto il ritmo, dietro qualche difficoltà ci sembra da parte di Sergio Bonaldi e di Francesco Fabiani a reggere il ritmo di uno scatenato Michael Rastelli. Vi ricordo che il tempo della passata edizione, che niente poco di meno, è stata vinta naturalmente da quel grandissimo atleta elvetico che ha dato lustro alle precedenti manifestazioni e che quest'anno per altri impegni non ha potuto essere presente, con un po' di rammarico da parte dell'organizzazione, ma insomma non è sempre possibile avere a disposizione atleti come possono essere i vincitori di quelli che sono le Olimpiadi, di quelle che sono le gare più prestigiose a livello di Coppa del Mondo, i vincitori e soprattutto i grandi protagonisti dello sci nordico che per la precisione in qualche modo negli anni 2000, cavando negli anni 2000, 2005 e così via, siamo stati anche noi 2006, 2007, forse anche un po' più in là, grandi protagonisti. Sto parlando naturalmente, l'avrete capito, di Dario Cologna, che detiene il record della gara con il tempo di 25:25. Era stato lui a vincere 2 anni fa, era stato lui a vincere proprio l'anno scorso quando aveva chiuso la gara proprio con questo tempone, come si dice in gergo, perché effettivamente il tempo è veramente di quelli tosti. Vedremo se qualcheduno di questi atleti riuscirà, c'è un premio speciale anche per chi riesce ad abbassare questo tempo. Non sarà certamente facile, perché Dario Cologna è certamente uno, e sarà così anche quest'anno, uno dei grandi protagonisti. Intanto, mentre io blateravo, si è formato un quintetto in testa, mi pare siano 5, sì, allora 5 o 6. Vediamo appena c'è un tornantino se riusciamo a capire. No, sono 5. Sono 5. Allora, i 3 dell'esercito di cui vi dicevo, vale a dire Rastelli, che è ancora, eccolo, 3. 4, 5, esatto, i 3 dell'esercito di cui vi dicevo, con Rastelli ancora a dettare l'andatura. Poi c'è in seconda posizione Francesco Fabiani, mentre ha perso adesso la terza posizione Sergio Bonaldi, e si è fatto sotto, è riuscito a reggere il ritmo un altro atleta giovane, categoria senior comunque, vale a dire Federico Pellegrino, che difende i colori delle fiamme oro. Poi abbiamo visto in quarta posizione Sergio Bonaldi e, signori, udite il grande campione Giorgio Di Centa, questo 42enne che ancora ha voglia di stupire se stesso per primo,
ma stupire tutti noi, tutti voi che amate questo sport e che naturalmente cominciate a chiedervi: ma dove va un uomo a 42 anni a trovare tutta questa energia? È in coda al gruppo adesso Giorgio Di Centa, conduce Rastelli, secondo c'è Francesco De Fabiani, terzo Pellegrino, c'è Sergio Bonaldi, eccolo lì con il pettorale numero 7 e con il numero 1, guardate ancora che grinta, il grandissimo Giorgio Di Centa. Ho parlato tanto, forse troppo, credo che a questo punto sia giusto, mentre attenzione, prima di interrompere la mia chiacchierata, eccolo qui, perché c'è stato proprio dopo quel tornantino di poco fa l'attacco deciso di Francesco De Fabiani, non riesce a reggere il ritmo Sergio Bonaldi, che tra l'altro è stato vittima di una piccola caduta che gli ha fatto perdere secondi preziosi, l'ha scavalcato anche Giorgio Di Centa, che però non riesce ad accodarsi ai tre, anzi ai due, che sono rispettivamente terzo e secondo, vale a dire Michael Rastelli e Federico Pellegrini, con Francesco De Fabiani, questo ragazzo under 23. Eccolo qua inquadrato che se n'è andato tutto solo, guardate che spinta, guardate che grinta. Nulla da dire qui, signori miei, stiamo parlando dei migliori interpreti di questo sport. Siamo intanto con le immagini, naturalmente non potevamo mostrarvele tutte, a un chilometro dal traguardo, qui la telecamera e soprattutto la moto sul quad Paolo Frigerio si ferma e andrà a cogliere i partecipanti alla gara, perché noi, ecco, intanto Giorgio Di Centa è staccato di una trentina di metri dal terzo e dal secondo, perché noi, dicevo, signori miei, dobbiamo e ci sembra giusto dare spazio anche a coloro che sono nelle retrovie, con attenzione Fabio Pasini, è segnalato Fabio Pasini in settima posizione quando manca un chilometro al traguardo. Adesso noi lasciamo scorrere un po' di immagini fino a che arriveranno, ci sarà il passaggio delle prime della categoria femminile, poi con le immagini subito dopo questo passaggio andremo al traguardo, per poi ritornare ancora al passaggio degli altri concorrenti che andranno a completare la loro gara. E rientriamo con le immagini, perché sta per arrivare la prima a un chilometro dall'arrivo della categoria femminile. Peccato, il nostro Paolo Frigeri ha girato la telecamera davanti, eccola lì con la maglia verde del Corpo Forestale, Virginia De Martin, mentre questa è la seconda, Francesca Boden della Val d'Aosta. Lei difende i colori delle Fiamme Gialle, nonostante questa divisa, lei difende i colori delle Fiamme Gialle, lei è una under 23, mentre vi ricordo che Virginia De Martin è una senior. Attenzione Elisa Brochard, poi dietro a lei Marina Piller del Corpo Forestale, mentre Elisa Brochard dell'Esercito. E adesso andiamo sul traguardo a vedere che cosa succede, a vedere se Francesco De Fabiani ha mantenuto la prima posizione, 50 metri forse nemmeno per lui, sì, ancora Francesco De Fabiani, va a chiudere, 26.04, soltanto 9, mamma mia che garona, 9 secondi in più al secondo posto, lo sprint di Michael Rastelli, che è riuscito a recuperare
nei confronti di Federico Pellegrino, che deve accontentarsi del terzo posto. Al quarto l'immenso Giorgio Di Centa. Signori miei, devo dire che questi ragazzi, sto parlando di Francesco Fabiani, e mentre arriva al quinto posto, poi ne parlerò, Luca Orlandi delle Fiamme Oro, al sesto contentissimo Eugenio Bianchi, il primo che non fa parte del gruppo, dei gruppi, diciamo così, di polizia, vale a dire lui difende i colori del Brianza Schirola, arrivato sesto addirittura 26-48, 44 secondi dopo l'arrivo di Francesco Fabiani, ma del resto Eugenio Bianchi non lo scopriamo certo oggi. Settimo posto per Fabio Pasini dell'Esercito, ottavo Mattia Pellegrin delle Fiamme Oro, al nono posto Daniele Giulia dell'Esercito, al decimo Sergio Bonaldi che ha ceduto nel finale. Qui intanto è arrivato Giovanni Gullo, dodicesimo, preceduto, l'avete visto poco fa, dal compagno di squadra Fiamme Gialle, loro due, Roland Clara. Tredicesimo Stefano Paganessi, eccolo qua inquadrato col pettorale 166, mentre sta per giungere solo Soletto Paolo Fanton. Stefano Paganessi, anche lui del Brianza Schirol, questa grande società che ha al suo interno davvero atleti di un certo spessore, capaci di resistere ai migliori. Mentre qui arriva quindicesimo Davide Offer dei Carabinieri, poi sedicesimo posto col pettorale 28 per Enrico Nizzi dell'Esercito, diciassettesimo Florian Cosner dei Carabinieri, diciottesimo Francesco Rossi della SD Valmalenco, eccolo qua inquadrato, attendiamo il diciannovesimo Richard Tiraboschi dell'Esercito e il ventesimo all'arrivo che è Matteo Tanel, peraltro un giovane under 23, poi via via tutti gli altri. Naturalmente vi rimando ai vari siti per quanto riguarda appunto quello che è, quelle che sono le classifiche aggiornate, perché effettivamente ci sono appunto questi siti che vi danno le classifiche aggiornate precise a quelli che sono i centesimi di secondo, e dunque ci sembra giusto fare la pubblicità anche a questi siti che sono oltremodo importanti, come del resto ci pare di dover sottolineare, siti che sono praticamente curati dall'OTC, in particolare da un signore che ho conosciuto, è stato davvero grande. Vi dicevo e vi voglio ricordarvi insomma che questa bellissima gara è entrata nel novero delle gare più importanti per quanto riguarda gli appassionati di Schirol, e dunque tutto questo Schirol, che poi alla fin fine è la disciplina che si avvicina molto 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 allo sci nordico, sci di fondo se preferite, e questi atleti la usano proprio a metà circa della loro preparazione, ma anche in effetti mancano ancora due mesi abbondanti prima delle gare vere e proprie, ed ecco che allora diventa fondamentale capire. Mentre qui io blateravo, attenzione a Virginia De Martin, difende la sua prima posizione con il tempo, signori miei, 30:44, 4 minuti e 40 secondi dopo l'arrivo del vincitore del maschietto, lei categoria senior, Virginia De Martin della Forestale, la vedete qua affaticata ma contentissima, va a mettere il sigillo su questa quarta edizione della Sovere Bossico di Schirol. Arrivano anche altri atleti, arriva seconda Francesca Baudin delle Fiamme Gialle, il tempo 31:50, un secondo e 6 di ritardo per quanto riguarda appunto la portacolori delle Fiamme Gialle. Attendiamo la terza, eccola qua Elisa Brocard dell'Esercito, che va a chiudere con il tempo di 32:06, mentre poi arriverà fra poco, dovremmo inquadrarla, la nostra Emi Moretti con la seconda telecamera, eccola, si tratta di Marina Piller del Corpo Forestale. Dunque davvero grande, grande gara, grande indubbiamente prova da parte sia dei primi maschi ma soprattutto di questo under 23 Francisco De Fabiani, mentre noi con le immagini, signori, siamo ritornati ancora a un chilometro dal traguardo, dove c'è ancora per noi Paolo Frigerio che coglie queste immagini, perché abbiamo cercato in una sorta di collage, insomma nel montaggio, di dire quando sono transitati i primi naturalmente da questa posizione un chilometro lo percorrono in maniera veloce, allora abbiamo voluto tagliare in due l'arrivo per non chiaramente per far capire che questi sono un pochettino in ritardo rispetto ai primi, insomma poi prendetela così. In pratica qui siamo a un chilometro dall'arrivo, di nuovo con le immagini di Paolo Frigerio, fra poco proprio partendo
andando ancora da lì, da dove ci siamo interrotti, vi daremo in pratica le immagini sul traguardo anche di tutti questi atleti.
Ed eccoci qua proprio sul traguardo a seguire questi atleti. Qui è arrivata Lucia Scardoni delle Fiamme Gialle, qui tutti gli altri che naturalmente non possiamo conoscere tutti, ma che sicuramente sono stati interpreti di una bellissima gara. Allora, vi ho già dato naturalmente per le prime posizioni le classifiche. Io direi a questo punto, anche se avremo lo spazio per poterlo fare dopo, di darvi l'arrivo per ogni singola categoria, iniziando dalla categoria femminile degli juniores, dove ha vinto Giulia Malagoni della Brianza Skirol con il tempo di 34.40, preceduto Ilaria Paltrinieri della stessa società, e al terzo posto Aristea Denti dello Sci Club Prima Luna. Nella categoria, qui sto sempre parlando della categoria delle categorie femminili, della Under 23 in particolare, la vittoria di Francesca Baudin delle Fiamme Gialle, 31.50 il suo tempo, che ha preceduto Deborah Roncari dei Carabinieri. Mentre per quanto riguarda le senior, allora qui registriamo la vittoria della prima assoluta in ambito femminile, Virginia De Martin, con il favoloso tempo di 30.44, ne ho già parlato prima, che ha preceduto Elisa Brocard dell'Esercito, terza Marina Piller della Forestale, quarto posto per Francesca Di Sopra delle Fiamme Gialle, quinta Scardoni, sempre delle Fiamme Gialle, sesta Milena Ghirardi, al settimo posto Elena Bugatti, a seguire Annalisa Bertocco, Patrizia Panizza e Cinzia Armati. Ancora una categoria in ambito femminile, quella delle Master, dove Laura Colnaghi con il tempo di 39.28 ha avuto la meglio, lei difende i colori della Brianza Skirol. Ha avuto la meglio, dicevo, nei confronti di Marisa Sonzoni della Zonio Brembo-Ski, terza Fiorenza Piantoni della Brianza, al quarto posto Claudia Roata del Monte Belluna, quinta Loretta Urgesi, a seguire Angioletta Mauro e Nicoletta Navoni. E ora, mentre voi vedete ancora le immagini per quanto riguarda appunto i vari arrivi di coloro che, come vi dicevo, sono comunque da elogiare, encomiare, insomma, per la loro presenza, la loro partecipazione, andiamo a parlarvi delle categorie maschili per quanto riguarda l'arrivo. Nella categoria juniores ha vinto Sebastiano Pellegrin delle Fiamme Oro con il tempo di 29.55, al secondo posto Manuel Perotti della Forestale 30.34, terzo Francesco Mic del Comitato Trentino 35.48, al quarto posto Alessandro Bianchini Brianza Skirol. Per quanto riguarda l'Under 23, la vittoria è andata a colui che ha sbaragliato il campo in senso assoluto, vale a dire Francesco De Fabiani dell'Esercito, il tempo di 26.04, secondo posto Matteo Tanel dello stesso corpo di polizia, vale a dire l'Esercito, 25.16, al terzo posto Pietro Mosconi della Brianza Skirol, questa società, devo sottolinearlo, che sta ad avere un gruppo di fondisti eccezionali, quarto e quinto posto per i gemelli Bormolini, Thomas al quarto e Nicolas al quinto, loro difendono i colori del team Rossignol. Sesto posto Marco Cappelletti dell'Issone, al settimo Stefano Marinoni del Motoclub Pontenossa. Per quanto riguarda la categoria senior, la vittoria è andata al secondo assoluto al traguardo, Michael Rastelli dell'Esercito, 26-23 il suo tempo, insomma 19 secondi soltanto in più rispetto al vincitore, secondo Federico Pellegrino delle Fiamme Oro, terzo Giorgio Dicenta dei Carabinieri, quarto posto per Luca Orlandi delle Fiamme Oro, quinto Eugenio Bianchi Brianza Skirol, sesto Fabio Pasini dell'Esercito, a seguire poi Mattia Pellegrin, Daniel Yeruia, e al nono posto Sergio Bonaldi e decimo Roland Clara. Nei Master la vittoria è andata a Guido Masiero, del Monte Belluna, con il tempo di 32 netti, che ha preceduto Gianfranco Polvara della Comunità Montana Valsassina, terzo Mario Concini dei Monti, Gruppo Sportivo Monte Giner, quarto Battista Rossi della Valmalenco e quinto Sergio Monaci. A seguire poi Maurizio Pasini dello Sci Club di Gromo, Giuseppe Giorgi, Luca Mauri,
quindi ancora Andrea Giudici e Andrea Rottigni. Questa è la classifica completa per quanto riguarda appunto sia il settore femminile sia il settore maschile in ambito delle categorie senior, master e juniores. Ancora qualche immagine sul traguardo e poi passeremo al momento delle premiazioni.
una delle premiazioni, un momento importante, questo glielo dovevamo, glielo dobbiamo a questi ragazzi diversamente abili, come si dice ai tempi moderni, questi ragazzi che a un chilometro dall'arrivo si sono inseriti, erano in 6, in 5 per la verità, ma uno di questi ha partecipato e ha compiuto davvero un'impresa, Andrea Sefussatti ha compiuto un'impresa partendo e andando a compiere tutti gli 8 chilometri, 7 chilometri e mezzo del tracciato, mentre gli altri 5 ragazzi, come dicevamo, portatori di handicap, si sono inseriti a un chilometro dal tracciato e hanno portato a termine questa per loro breve, ma per noi, ma forse anche per loro, importante gara, importante manifestazione. Gli applausi sono stati in quel momento tutti per loro, mentre gli applausi, quelli davvero per chi ha gareggiato, per chi ha vinto, sono stati invece per queste ragazze, questi giovani che vedremo fra poco, che sono subito dopo la premiazione proprio nella piazza centrale davanti alla chiesa parrocchiale di Bossico, sono saliti sul podio a ricevere subito il primo. Qui lo vedete il sindaco, la signora Schiavi di Bossico, che consegna questo doveroso omaggio a Virginia De Martin, poi alle ragazze che si sono, in particolare Francesca Baudin e Elisa Brocard, che hanno conquistato le piazze d'onore, podio al femminile insomma, mentre fra poco sullo stesso podio, dopo queste immagini, saliranno invece i maschietti, eccoli lì, questo è il futuro del nostro fondo, del fondismo azzurro, saliranno i tre maschi che hanno recitato davvero una gara importante, ma quello che ci aiuta e ci stupisce sicuramente sono la giovane età di questi ragazzi, con Federico Pellegrino terzo, Maicon Rastelli è secondo e l'under 23 che adesso va a salire sul gradino più alto del podio, Francesco De Fabiani, che ha vinto davvero ottenendo un tempo prestigioso vicino al battere il record del percorso. Bene, a questo punto, dopo queste immagini che ci raccontano di queste premiazioni subito effettuate nel centro di Bossico, subito dopo l'arrivo ci siamo trasferiti alla sera in quel di Sovere, dove praticamente sono iniziate le premiazioni vere e proprie, premiazioni che sono durate parecchio, perché qui lo sforzo degli organizzatori è stato, oserei dire, immenso, e qui ci sono tantissime persone da ringraziare, gli sponsor innanzitutto, ma soprattutto coloro che vivono di passione, vivono di questo sport, e li dobbiamo ringraziare. Noi non possiamo mandarvi per intero tutte le premiazioni, abbiamo cercato di tagliare un po' appunto di queste immagini, e proprio su queste immagini vorrei, ma sarà l'ultima premiazione, vorrei parlarvi della classifica, l'ultima classifica che mi manca, per dettagliarvi quella che è stata davvero una giornata eccezionale. Lo farò fra poco.
E le premiazioni, queste ultime, quelle di cui devo ancora parlarvi, iniziano proprio da qui, insomma, dai premiati ancora di questi ragazzi che vi dicevo prima, sono stati premiati da Giorgio Di Centa, li ha fatti salire sul podio come se fossero arrivati primi, e forse, credo, per loro, ma anche per noi che ci aiutano sempre con questi gesti a riflettere, forse l'insegnamento è stato davvero grande. E adesso il momento delle premiazioni per quanto riguarda le società partecipanti, le squadre, naturalmente questo per quanto riguarda la classifica maschile. Al terzo posto si sono piazzate le Fiamme Gialle, erano tre gli atleti che andavano a comporre la classifica squadre. La squadra delle Fiamme Gialle, composta da Paolo Fanton, Giovanni Gullo e Roland Clara, al terzo posto. Secondo posto per le Fiamme Oro con Mattia Pellegrin, Luca Orlandi e Federico Pellegrino. E non poteva essere diversamente, al primo posto l'esercito con Fabio Pasini, Michael Rastelli e Francesco De Fabiani. È anche questa l'ultima immagine che vi proponiamo di questa giornata veramente bella sotto tanti aspetti. Guardateli qua, felici, ma soprattutto desiderosi, insomma, di recitare. Questo è anche l'augurio nostro, tifosi o non del fondo, ma soprattutto da buoni italiani, desiderosi che questi ragazzi recitino e soprattutto salgano sul podio, senza nulla togliere a tutti coloro che hanno ideato questa quarta edizione della Sovere Bossico di Schirol, possano salire sul podio di gare ben più importanti. Il test è stato quello vero, il test ha detto che i giovani ci sono, i vecchi, Giorgio Di Centa insegna, sicuramente non sono molto lontani, ma naturalmente sarà poi il tempo e soprattutto la caparbietà a dire se sapranno veramente essere vincenti. Grazie da Lorenzo Noris a tutti voi, la più cordiale buona serata.